SIGEP 2024 continua, ci troviamo allo stand di Nestlé e siamo in compagnia di Federica Braghi, la responsabile corporate out of home dell'azienda. Ciao Federica e bentornata. Ciao, grazie, sono contenta di essere qui. Tante le novità presentate in questa occasione, avete certamente degli ottimi motivi, parliamone. Sì, siamo tornati dopo un po' di anni che non presentavamo al SIGEP perché abbiamo veramente delle cose da raccontare molto interessanti. Quest'anno il focus è stato il caffè, infatti siamo non a caso nel padiglione del caffè. Siamo qua per parlare di Starbucks, che per noi ovviamente è un brand importantissimo, c'è un'alleanza storica tra Nestlé e Starbucks, e quindi abbiamo un corner molto evoluto che sta attirando un sacco di gente ed è dedicato al mondo dell'hotellerie, al mondo delle università, al mondo dei grandi uffici, e veramente invito tutti ad assaggiarlo perché è veramente un'esperienza di caffè on the go, per lo più molto interessante. Poi abbiamo anche la nuova gamma di caffè in grani, che è adatta oltre al mondo dell'hotelleria anche al mondo dei bar. Abbiamo per esempio il nostro Monorigine Perù, che ha vinto un sacco di premi, ha una certificazione Fair Trade e sta piacendo molto, 100% arabica ovviamente. Poi oltre al caffè, che per noi è il core business sicuramente, siamo qua anche raccontando qualcosa di legato al mondo del dolce, quindi tutte le creme per farcire i croissant per esempio, con i marchi Galak, KitKat, Perugina, Dark, quindi nero fondente, Baci, la crema Baci sta avendo un successo incredibile, quindi anche quello per noi è una grande opportunità, anche perché si combina tantissimo col mondo del caffè se pensiamo alla colazione con i croissant e il caffè. Quindi molto bello. Ultimo da raccontare, perché è veramente anche quella è una cosa particolare, il mondo del plant-based sta creando un sacco di interessi, perché come sappiamo tutti noi sta crescendo l'interesse dei flexitariani, ma non solo, perché anche chi normalmente mangia carne si sta avvicinando al mondo plant-based, quindi con Garden Gourmet abbiamo una vetrina a lato dove ci sono delle ricettine preparate dai nostri chef con tutta la gamma di Garden Gourmet, che sta avendo molto molta curiosità, e speriamo di poter veramente far decollare questo mondo particolare. Io nel frattempo cercavo di tendere l'orecchio, perché alle nostre spalle c'è tanta gente e c'è anche una demo dedicata al caffè. D'altra parte voi siete i primi produttori al mondo di caffè, voi con il marchio Nestlé, voi come Nescafè, anzi 6 anni fa Nescafè ha addirittura esordito nell'ambito del caffè in grani per la linea professionale. Verissimo, infatti Nescafè spesso è associato al caffè americano, così come è associato al mondo del solubile, quindi molti non sanno, se non sono addetti ai lavori, che invece Nescafè ha una tradizione incredibile, una storia molto bella, e il fatto di avere diciamo anche quest'anno presentato questa gamma di caffè in grani, che veramente ha delle miscele ottime, fa sì che anche chi magari è abituato ai marchi tradizionali di caffè si avvicini per comprendere cosa Nescafè, che è un marchio internazionale, abbia da raccontare anche nel mondo dell'espresso, perché veramente la qualità è assolutamente eccelsa. Di fatto tutto l'approvvigionamento di Nescafè è estremamente sostenibile. La filiera che racconta il viaggio di Nescafè dall'origine, dove viene chiaramente coltivato, alla tazzina, è veramente una cosa da scoprire. Infatti invito tutti anche a visitare il nostro sito, perché c'è la narrazione che riguarda questo grande brand. Qual è l'indirizzo email o anche la URL del sito a cui è possibile scrivere attraverso un modulo specifico per entrare in contatto con voi? Ma semplicemente andando sulla pagina di Nestlé Professional ci sono tutti i rimandi a tutti i brand che trattiamo, che sono tante le categorie, essendo un mondo che si affaccia all'autovoma, al business to business, quindi invito a visitare il sito, anche perché è stato rinnovato da poco. Sono tante pagine molto ben organizzate, dove oltre alla vetrina ci sono anche video, ci sono anche i nostri chef che rispondono a domande, quindi c'è proprio Marco risponde, vuol dire che Marco Vinci, che è la responsabile del nostro lab, uno chef incredibile con tanta competenza, risponde a chi si vuole registrare sul nostro sito, quindi invito a visitare nestleprofessional.it. E infine, prima di lasciarci, diamo un pizzico di attenzione al brand San Pellegrino con
tutte le bevande che vengono erogate attraverso attrezzature specifiche della Createc che riescono a massimizzare i sapori di tutte le bevande. Sì, noi abbiamo una gamma di succhi che abbiamo lanciato principalmente per il mondo della colazione in hotel, ma adesso ce le stanno chiedendo anche per altri momenti di consumo, collaborando con la ricerca e sviluppo di San Pellegrino. È ovvio che se uno pensa a San Pellegrino pensa alla conoscenza degli agrumi, oltre chiaramente al mondo dell'acqua minerale stupenda, e quindi noi lavorando con i nostri colleghi abbiamo sviluppato questa gamma che è veramente interessante. Fiorfrutta è il nome di questa gamma di prodotti, con tante ricette che vanno da un'arancia, che è la più classica e ovviamente la più ricercata, fino ad arrivare al melograno o melagrana, come si dice correttamente, che è un nuovo lancio che abbiamo fatto, che di fatto va incontro a dei gusti nuovi legati al mondo del benessere, al mondo dell'esplorazione di nuovi frutti che sono veramente molto piacevoli. Federica Braghi, responsabile Out of Home per il Corporate, grazie. Grazie mille, è stato un piacere.